Ciao internet! Oggi ho da raccontarvi una storia che ha dell'incredibile, ma veramente, veramente dell'incredibile. Come forse ricordate o sapete, The Fool, l'azienda che ho fondato, si occupa di proprietà intellettuale. Lo facciamo dal 2008. Raramente mi è capitato di vedere un furto di un'opera non solo così palese, ma soprattutto con delle scuse così puerili ed assurde come quello di cui parliamo oggi. Quello che vedete è un meraviglioso dipinto di Aaron Westerberg, si chiama Introspect. Ritrae un amico di Aaron ed è a disposizione in una serie di immagini pubblicate sul sito web dell'artista, sia in giro per Google. Questo che vedete invece è un libro di Fazzi Editore, il libro di Wasserman, che si chiama Il caso Mauritius. Notate nessuna particolare somiglianza, vero, tra i due? Eh già, è proprio lo stesso dipinto, usato senza nessuna autorizzazione da parte dell'autore. Vi può sembrare impossibile, ma è proprio l'autore che in un post su Facebook lo dice citando testualmente, dicendo: alcuni potrebbero ricordare il problema che ho avuto con un editore italiano, Fazzi Editore. Hanno deciso di rubare uno dei miei dipinti e incollarlo alla copertina di uno dei libri e venderlo in tutti i bookstore, i negozi di libri su Amazon e qui in Italia. Li ho trovati e li ho contattati, hanno non solo rifiutato di darmi credit, ma anche di pagarmi per il loro utilizzo. I credit ci sono all'interno della quarta di copertina e anche all'interno della versione digitale è accreditato l'autore, cioè c'è scritto che l'autore è quello. Ma l'autore se n'è accorto solo a dicembre, quando loro da ottobre hanno commercializzato il libro. Ovviamente il fatto di pubblicare questi contenuti e il fatto di che si siano viralizzati hanno fatto arrivare lo shitstorm enorme sulla pagina di Fazzi Editore, che se ne esce con un post che ha assolutamente dell'assurdo. Già, perché oltre a far finta di recitare la parte dei poverini che vengono ingiustamente accusati, porta delle motivazioni assolutamente risibili e soprattutto totalmente irrispettose non solo della verità, non solo della legalità, ma soprattutto dell'intelligenza di quelle a cui si rivolge, perché probabilmente pensa che tutti quelli che leggono siano un branco di cretini. Ve la leggo e ve la commento. Da ieri sera siamo sommersi da messaggi di accuse e di insulti nella peggiore tradizione di internet. No, la peggiore tradizione di internet è quella di rubare. Si chiama rubare. Ed è quella la peggiore tradizione di internet, non il fatto di essere insultati, perché vi beccano con le mani nella marmellata. Riguardanti le copertine del caso Mauritius di Jacob Wasserman, che riproduce un dipinto dell'artista americano Aaron Westerberg. Fine art. In realtà Aaron Westerberg e basta. Vi spieghiamo il nostro punto di vista, nella massima trasparenza che da sempre contraddistingue il nostro lavoro. La massima trasparenza è pagare per i dipinti. Pagare soldi, dipinto. Quella è trasparenza. Per esigenze editoriali abbiamo cambiato la copertina all'ultimo minuto e in quel frangente non è stato possibile contattare l'autore. Chiederglielo prima? No. Abbiamo comunque inserito i crediti dell'immagine all'interno del libro, come facciamo sempre, in vista di un contatto con l'artista che abbiamo colpevolmente ritardato. E ci mancherebbe, cosa volevate, non mettere nemmeno i crediti dell'artista? E poi trombargli la mamma? L'autore è stato più rapido di noi e a dicembre ci ha scritto chiedendoci un corrispettivo per l'uso della sua opera. Due fottuti mesi dopo. È stato più rapido di voi? Anche un morto è più rapido di voi. Due fottuti mesi. Ok? Due fottuti mesi. A questo punto abbiamo intavolato una trattativa con l'artista per pagamento dei diritti. In realtà l'artista dice poi sotto che li ha sentiti qualche giorno prima, che loro non si erano fatti sentire fino a un paio di giorni prima. Stranamente, intorno alla data in cui è partito lo shitstorm, non abbiamo mai comunicato di non volerlo pagare. Ma dai! La trattativa si è protratta per più di un mese perché tra le festività natalizie e i problemi di coordinamento non abbiamo avuto modo di affrontare a dovere la questione. Ma di rubare all'artista la sua opera, sì, vero?
Ci eravamo accordati per risolvere il problema nella prossima riunione. Poverini. Stamattina, visto l'attacco mediatico ricevuto, abbiamo deciso di una riunione anticipata. Ma dai! Ma che bravi! Quindi ogni volta che uno deve farsi pagare, deve calcolare uno shitstorm addosso a voi, vero? Per risarcire all'autore anche le sue richieste economiche per compensare il nostro ritardo. Vogliamo ringraziare i molti lettori che ci hanno scritto chiedendoci chiarimenti sulla questione in modo pagato, incredulo del nostro comportamento. Avevo degli insulti da dire. Mi risparmio. Ma dobbiamo anche ammettere che la ferocia e la cattiveria dimostrate da persone ignare di tutta la questione nei confronti di... bla 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 bla. La cosa che dovrebbe davvero spaventarvi e intristirvi, come dite nel comunicato, è il fatto che all'alba del 2017 ci siano in realtà ancora come voi, che non solo rubano l'arte, ma in più si sentono anche nel diritto, nel momento in cui vengono beccati con le mani nella marmellata e ovviamente insultati, di fare finta di essere dalla parte della ragione. Se voi aveste pagato il creatore dell'opera invece che rubarla e iniziare la tavola delle trattative solo quando lui se ne accorge, probabilmente nessuno vi avrebbe né spaventati né intristiti. C'è un piccolo dettaglio carino che vorrei analizzare con chi mi sta vedendo. E se l'autore non avesse voluto la sua opera lì? Fatemi capire, funziona più o meno così. Io entro in casa dell'amministratore delegato del Fazio Editore, gli rubo la macchina e me ne vado. Se nessuno mi becca, va bene così, tutti amici. Se per caso mi becca, mi dico, ascolta, no, guarda, sinceramente io volevo pagartela, semplicemente non ho avuto il tempo di fare una riunione per decidere di pagartela. E lui mi guarda e mi dice, ma scusa, ma io non la vendevo questa macchina. Vabbè, è un dettaglio, smettila di essere cattivo e di spaventarci. Vi sembra assurdo? Sì, anche a me. Davvero anche a me, anzi, chiederei a qualcuno che ha un po' di tempo libero, se volete farlo, secondo me è meritorio, di andare a prendere tutte le copertine, che ne so, dell'ultimo anno dei volumi della Fazio Editore, andare a vedere di chi sono le opere, andare uno a uno a contattare gli autori. Chissà, magari nella riunione non si è fatto in tempo ancora a fare il punto su tutti gli autori e tutti i pagamenti. Cosa ne sapete? Dategli una mano a ricordare, in modo però carino e coccoloso. Carino e coccoloso. E anche per oggi grazie mille per essermi stati ad ascoltare e state parati. Ciao internet, mi chiamo Matteo Flora, gestisco un'agenzia digitale e 5 giorni alla settimana vi racconto di digitale e di internet per voi, per la vostra azienda e ogni tanto per evitare di fare delle brutte figure imparando dagli errori di altri. Se volete potete passare con me una pausa caffè, qualche minuto ogni giorno, iscrivendovi alla pagina Facebook oppure iscrivendovi al canale YouTube. Trovate i link direttamente nella descrizione che accompagna questo filmato. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e vi state parati.